È in corso di svolgimento nei comuni di Ucrì e Santo Stefano di Camassa la cura dell'Associazione Micologica Padre Bernardino e l'Associazione Inebro di un corso di micologia. Tale iniziativa è finalizzata al rilascio del tesserino valido per la raccolta dei funghi ed ha soprattutto l'obiettivo di insegnare a riconoscere le principali specie commestibili, nonché quelle tossiche con cui possono essere scambiate. Le lezioni sono tenute dai micologi Gaetano Spagnolo e Alessandro Licciardello, seguiti da circa 25 allievi, non solo del circondario, ma anche da fuori provincia. Verrà loro insegnato tutto ciò che concerne la vita, la crescita e la commestibilità dei funghi. Il corso ha un duplice scopo, innanzitutto quello di far sì che gli appassionati raccoglitori vadano a raccogliere i funghi nel rispetto delle regole, delle norme, in quanto esiste anche in Sicilia una norma regionale che disciplina la raccolta dei funghi e prevede il rilascio di un tesserino che abilita alla raccolta dei funghi epigei spontanei. La seconda cosa, il secondo motivo è quello di andare a raccogliere funghi in sicurezza, quindi conoscendo le principali specie commestibili e imparando a distinguerle dalle specie tossiche o velenose. Alcune specie commestibili hanno dei sosia pericolosi che occorre saper distinguere con alcuni caratteri particolari affinché non ci siano poi casi di intossicazione. Faccio un esempio: in questi ultimi periodi si sta diffondendo una specie molto pericolosa in Sicilia, che già ha provocato intossicazioni nel catanese, che si confonde con la mazza di tamburo, un fungo comunissimo che molti raccolgono. La specie è il Clorophyllum molybdides e abbiamo quindi fatto vedere quali sono i caratteri principali e consentendo di distinguere le due specie e di andare a raccogliere in sicurezza la mazza di tamburo, quindi questo fungo comunissimo molto apprezzato e ricercato. Il corso prevede lo svolgimento di almeno 15 ore di lezione, prevede così la norma, non ne faremo anche qualcuno in più. All'esito del corso ci sarà un esame finale, il cui superamento consente di avere un attestato che poi a sua volta consentirà ai titolari di poter andare al comune di residenza e ottenere e chiedere il rilascio del tesserino.